Ben ritrovati ragazzi, io sono Gelloz e questo è il mio canale. Siamo qui con Saron e Sputnik e stiamo per raggiungere questo accampamento dove potremo andare avanti con la nostra missione. Intanto qua io raccolgo dei pomodori così dopo ce li possiamo piantare a Century. Va a controllare. Qui. Vieni Palle quando mi qui. finisce il cane in mezzo? Allora, nulla. Piano i pomodori. Tra l'altro oggi, che è sabato, non ho potuto far andare in onda la puntata di StarCraft perché ho dovuto fare giardinaggio, nel senso ho potato gli alberi. Adesso mi ritrovo qua a controllare i pomodori. Quindi la vita è molto simpatica. Prima di andare a parlare, esploriamo qua un attimo per capire dove siamo finiti. Ok, bravo Dogmeat, scarafoni. Sto prendendo piano piano la mano col gioco, anche se sto giocando davvero davvero lentamente. Perché giocare mezz'ora alla volta a un gioco come questi ti distrae molto. Dunque, qua io vedo delle macerie, non vorrei che poi si potesse costruire anche qua. Ho visto che nella community tanti si stanno lamentando della grafica e io devo dire che sono d'accordo con questi perché io possiedo anche Skyrim e magari faremo in futuro una serie. Ecco qua, officina. Cerca. Questo insediamento non è tuo alleato, però possiamo fare un insediamento qua probabilmente. Comunque dicevo, io possiedo anche Skyrim che è sempre dalla Bethesda, diciamo che sotto molti punti di vista il gioco è molto simile, ecco. Apri porta. Ah, li possiamo svegliare? Dobbiamo parlare proprio con questi qui comunque, non c'è nient'altro in giro. E anche Skyrim quando è uscito aveva gli stessi problemi, tanti bug, comunque la grafica non era granché. Io sinceramente, in questi giorni mi è venuta voglia e l'ho aperto. Con le mod che ho messo le texture a 2K e robe del genere, Skyrim è più bello di Fallout. Ma senza ombra di dubbio, non sto scherzando, a livello grafico, con le mod che io sono riuscito a implementare, però intanto beviamo un po' d'acqua, con le mod che sono riuscito a implementare, Skyrim è più bello di Fallout. Basta acqua, abbiamo bevuto sufficienza. E questo non va assolutamente bene, perché nel senso un gioco del 2011 è bello più di un gioco uscito nel 2015. Adesso usciranno anche le mod per questo gioco. Però mi aspettavo uscisse a un livello grafico molto superiore. Poi non è intanto la grafica di per sé, nel senso, comunque un RPG non si devono fare tanti discorsi su quanto sia bella la grafica o meno. Però mi aspettavo qualcosina in più, ecco, ci sono tante cose che non funzionano. Dai, allora svegliamo questi qui, parla, parla, vediamo che se tanto dormiamo. Tappo, granuloma, magneti di che, direi che non vale la pena. Percentuale di rubare 42%. Tu cosa c'hai? Carne di bramino, carota. No, dai, possiamo rubare anche i vestiti. Ehi! Parla. Lo svegliamo un po', vediamo come si alza. Un po' barcollante, questo qua ieri sera si è divertito, mi sa. Che cosa vuoi? Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Ah, quindi appena uno si sveglia a quest'ora, calmati, qui per aiutarti con i Minutemen. Calmati. Rilassati, faccio parte dei Minutemen. Credevo che qualcuno qui avesse bisogno di aiuto. Sei dei Minutemen? Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio, ma non credevo che sarebbe servita a qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen di questi tempi, dopo Quincy. Brutta storia quella. Quincy, qual è il problema? Vuoi aiuto o no? La predica a me, i Minutemen sono tornati. Ma sinceramente i Minutemen sono tornati, non ho ben capito neanche cosa stiamo cercando di essere. Qual è il tuo problema? Vuoi aiuto o no? Ma chiediamogli qual è il suo Posso fare problema. qualcosa per aiutarti? Oh sì, sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste, minacciando di ucciderci se non li paghiamo.
Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Ok, allora unirsi ai Minutemen, gli darò una lezione, ci penso io. Vediamo un po'. Se elimino quei predoni, dopo vi unirete ai Minutemen. Ci penseremo senz'altro. La gente ormai è abituata a non poter contare su di voi. Non si possono cambiare le cose da un momento all'altro. Io sono curioso di capire cosa è successo a Quincy. Ultimamente le piante crescono piuttosto bene. Ok, il cane sembra volenteroso. Usciamo di qua. Esci, cane. Dai, chiudiamogli la porta così possono tornare a fare gli sporcaccioni là dentro. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Mappa, mappa, mappa. E non è tanto vicino, insomma. Impianto d'assemblaggio. Ok. Inventario. A quanti chili siamo? Siamo oltre 200. Allora io mi farei un viaggio veloce verso casa. Anzi, facciamo una cosa. Mi faccio un viaggio esplorativo verso casa, perché voglio vedere più questa zona qui, dove non sono ancora stato. Poi ci vediamo là quando sono arrivato e che posizioniamo gli oggetti e viaggiamo verso questa fabbrica. Ok, sto seguendo la strada, qua c'è una specie di grande telescopio, telescopio magari, di trasmittente. Io esplorerei la zona solo per avere un punto di viaggio più veloce. Attenzione pericolo, mi sa che abbiamo trovato dentro qualcuno. Vediamo un po' chi esce fuori. Cane d'assalto? E dov'è? Ok, ci sono dei cani pericolosi, però per adesso non mi interessa andare a svegliarli, quindi lasciamolo pure lì in pace. Continuiamo l'esplorazione, sto andando giusto, sì, verso nord. Continuerei a seguire la strada a vedere dove porta. Qua c'è un altro elicottero, come quello che era su al Museo Nazionale. Vuoi vedere che magari qua c'è un'altra armatura atomica? Ragazzi, l'ho detto, c'è. C'è un'armatura atomica. Il T-45 dovrebbe essere come il nostro modello. Ratti talpa. Fatti fuori. Col sorgere del sole sono usciti questi cani. Anzi, non cani, ma ratti talpa, appunto. E qua c'è pure un soldato. Non gli si può rubare il metto? Io vorrei prendere i suoi vestiti, cacchio. I cervi radioattivi lasciamoli lì per adesso. Sembrano molto agitati. Comunque non... Perché non posso rubargli i vestiti? Io vorrei tanto avere quell'elmetto lì. Non ha senso, dai cacchio, c'è lì il vestito e non lo posso prendere. Rispetto per i morti, però mi sembra un po' esagerata come cosa che non posso rubare i vestiti, i cadaveri. Munizioni. Ah, ma c'è pure due micro zampe che gli spuntano da davanti. Ok, prima di prendere quell'armatura, a parte che non sono sicuro neanche... Poi è radioattivo? Colono? Oddio, questo qua è il piede di un colono? Questo è il piede di un colono. Ah, e qui c'è il resto del corpo. Chi è che l'ha fatto fuori in questo modo truce? Non prendo subito l'armatura perché non voglio esplorare utilizzando la batteria dell'armatura, che potrebbe essere invece molto più preziosa. Questo era il rumore di un ratto talpa, ma non lo vedo. Devo ricordarmi di caricare la pistola quando non sono appena uscito dal combattimento, se no, come in questo caso, tiro solo un colpo e devo già ricaricare. Errore mio. Allora, dentro qui, apri cassa. Ok, vediamo un po'. Piedura.
Qui è più facile, proviamo un po' di meno, allora un po' di più, no, invece un po' di meno ancora, perfetto. Bene. E dentro? Beh, niente di che. Qua c'è un altro colono morto, non mi piace questa cosa, a pezzi addirittura, è scomparso, ho rubato il corpo addirittura, com'è la storia. E qua c'è un altro colono. Qua c'è qualcuno che si diverte a fare a pezzi la gente. Oddio, volano! Ripeto, Fallout è bellissimo, ma cioè, ha troppi bug. Ci sono tantissimi bug. Ma anche a livello proprio prettamente grafico potevano fare un lavoro migliore. Dunque, non vorrei perdere troppo la rotta. Siamo al confine della mappa, vediamo un po' se cosa ci dice, se c'è un muro invisibile o. Teoria a un certo punto non puoi andare in quella direzione. Ah, ci dice proprio che non possiamo esplorare oltre da questa parte, anche se mi sembrava molto interessante. Allora prenderei l'armatura atomica e poi torniamo a Century dove la possiamo depositare. Ok, entriamo in questa armatura atomica. Dovremmo avere ancora il nucleo di fusione, esatto. Entra. Volevo capire quanta batteria abbiamo, tra l'altro. Dovrebbe essere tipo core 100? Può essere? Dovrebbe esserli tipo HP. Sì, mancano molti pezzi, però vabbè. Piuttosto che niente, le mie piuttosto. Dalle mie parti si dice così. Stavo pensando se non è il caso di attaccare quelli là. Già tanto che ho l'armatura atomica, potrebbe essere una buona idea. Ok, Tempo scaduto. se riusciamo a prenderlo ancora. Fatto fuori, ok. Poi dovrebbe esserci un cane. Questo è un bramino. Sono tutti sventrati i bramini. Forza, lattina ambulante. Mollami. Mollami. Ok, usiamo Q. Le gambe. Così lo abbattiamo. Ragazzi, quanta vita c'ha? Cioè, i proiettili non tolgono davvero nulla, eh. Pistola artigianale più. Possiamo prendere qualcosa di interessante qua dentro, secondo me. Qua cosa c'è? Ratti talpa? Ammuffiti perché hanno su le mosche qua dentro. Esplorerei velocemente la questione qua. Non mi sembra un dungeon, quindi forse possiamo anche uscire dall'armatura e continuare dentro normale. Stazione satellitare. Forse c'è un sotto, diciamo, qua sporca, accendino, banco da lavoro per armature. Potremmo migliorare l'armatura che abbiamo addosso. Vediamo un po'. Non puoi farlo mentre indosso un'armatura atomica. Ok, allora, usciamo da qua. Si faceva premettendo premuto E, mi ricordo giusto. Ah, mi sa che abbiamo. No. Perché ho schiacciato questo? O abbiamo tantissimo peso? Perché camminiamo così? Sì, abbiamo tantissimo peso. Allora facciamo una bella cosa. Lascio qua dentro la macchina le cose e poi vediamo cosa prenderci. Bene, ci siamo liberati di tutti gli oggetti prima di. Adesso cammina piano ancora perché. Ok. Avevo attivato la modalità che lo fa andare sempre piano. Esplorerei velocemente qua, appunto, e poi dobbiamo andare a recuperare gli oggetti di valore che aveva il signore là sopra. Tostapane. Prendiamo tostapane. Dovrebbe avere dentro i circuiti o cose del genere che magari ci servono dopo. Allora, saliamo su.
Qui niente. Ah, abbiamo beccato pure il cane, che c'ha pure una banda con il teschio. Possiamo darla a Dogmeat. Ecco qua, pigliamo solo le cose che ci interessano, però. Torace, voglio più, pistola artigianale più. Ok. Andiamo su a vedere cosa c'è. Dunque, della vodka, un barattolo di scatola di cibo per cani, un barattolo di scatola di cibo per cani, celle di fusione, guantone da baseball. Niente, continuiamo a esplorare. Questo cos'è? Mosca mutante. E qua se le sono date. Ok, vediamo di esplorare. Con la porta là, se c'era dentro qualcosa di utile. Ok, siamo in un dungeon. Vorrei capire quanto è lungo. Mappa locale R. E non sembra proprio piccolo, piccolo. Ah no, è questo qua. Sì, si fa il giro, poi diventa una zona più grande. Scenderei inizialmente a capire cos'è. Poi vediamo se è una cosa troppo grossa. Non avevo intenzione ora di esplorare questa zona che magari non ci dà neanche la possibilità di completare qualche quest. Urca. Anche quello è una trappola. Bene. Poi possiamo recuperare qualcosa? No. Da quella lì? Niente. Sembra esserci dei terminali, cose del genere. Cacciavite. Non riesco a capire quanto sia grossa questa parte. Coltello. Qua non c'è dentro nulla. Poi c'è un terminale medio. Per adesso non lo apriamo. Qua dentro. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Cannello. Il maschio della cannella, perché praticamente lei si sentiva sola e allora ha chiesto che fosse creato il cannello. Ah, lì c'è un morto. Vorrei capire quanto è grande questa stazione. Proviamo a aprire questa porta. Un terminale da qualche parte. Probabilmente quello lì. Ecco Che cazzo è stato? Ah, eccoti qua. c'è un predone. Io non ho intenzione perché sono già pieno di roba di stare qua con i predoni. Quindi magari la veniamo a esplorare dopo. Ok, non prendetela come una fuga, ma sinceramente non voglio buttar via le robe così. Adesso entriamo dentro l'armatura atomica. Recuperiamo le cose che ci possono sembrare più utili, cappuccio, canotta di jeans, magari qualcuna. Il resto l'ho lasciato lì sulle scale. E dopodiché torniamo a Century. Ottimo, siamo tornati a Century. Qua c'è una chiave inglese, la possiamo lasciare lì. Se il cane si sposta per un secondo, posiziono questa qui. Perfetto, adesso trasferisci, ci riprendiamo il nucleo di fusione, così ne abbiamo due. E via. Allora, fammi capire, tu hai tutto T45, anche te, quindi è la stessa, solo che gli mancano tutti i pezzi. Allora bisogna ricreare i pezzi del T45. Molto bene. Intanto depositiamo giù le cose. Ok, mi sono liberato di un po' di peso. Dunque, io stavo pensando che se dobbiamo andare a fare un assalto a quelli là, dobbiamo prepararci in modo cazzuto. Non abbiamo la possibilità di portarci dietro queste Hai perché fatto un comunque bel non lavoro abbiamo con energia quelli lì. sufficiente. Non ho bisogno d'altro per ora. Credo però che Preston voglia parlarti. Sì, anch'io vorrei parlare con Preston. Magari ci dà una mano. Con quella missione lì. Adesso qui forse c'è la nonna. Come cavolo si chiama? Mamma Murphy.
Dove sei? 2 metri? Troverai quello che stai cercando. Me lo sento. Senti, visto che sei qua un po' isolata, cosa vuoi? Un po' Mamma di Marfa. Allora, mi hai portato qualcosa di forte? Mi ricordi a cosa ti serve il jet? È un piccolo inalatore dai grandi poteri. Dicono che accelera i movimenti. Ma la mia età è solo una fugace ondata di vigore. Molte droghe possono provocare le visioni, non solo il jet. Ma è proprio quello che mi serve. Ok, proviamo a dargliene uno, vediamo cosa Eccoti succede. Una dose di jet. Ben fatto. Ora lascia che le visioni mi portino là dove vogliono condurmi. Diamond City ha delle risposte, seppur ben custodite. Porgi delle domande, ma le catene della paura e del sospetto cingono i cuori degli abitanti. Eppure trovi ciò che cerchi, il cuore che ti condurrà da tuo figlio. Ah, oh, è luminoso, così luminoso negli oscuri vicoli che percorre. Sì, questo è ciò che devi fare. Segui i segni fino al cuore luminoso. Wow, è stato più faticoso del solito. Ora ho bisogno di riposare. Il cuore luminoso, chissà cosa avrà voluto dire. Quando andremo a Diamond City cerchiamo di ricordarci di queste cose. Intanto avrei un favore da chiederti. Può sembrare sciocco, ma mi serve una sedia che sia più clemente con queste vecchie ossa. Oh, ti chiedo troppo. Una sedia? Perché no? Va bene, una sedia qualsiasi. Le visioni sono sempre più estenuanti. Sono in preda ai dolori, anche quando mi metto distesa. So che è strano chiedere una sedia comoda di questi tempi. Ah, ma non vuoi una sedia? Mi sollievo. Quindi vuoi che ti costruiamo una poltrona, eh? Certo, volentieri. Grazie. Allora, che costruiamo io una poltrona? Tra l'altro dove gliela piazzo? Io non la voglio qua, ma la voglio là in mezzo, questa mamma Murphy, così se ci serve la troviamo subito. Probabilmente sarà una poltrona dove si piazzerà da sempre. La mettiamo qua, in questo angolo. Allora, vediamo un po'. Facciamo V. Speciale? In che senso speciale? Ah, possiamo fare la cosa per mamma Murphy. Dunque, vediamo un po'. Non mi ricordo già più come si costruisce. Com'era la faccenda? Ma che bella poltrona, come quella della nonna di Gatto Silvestro e Titti. Allora, io ti piazzo qua, eh? Girata così, in modo che puoi spiare. Anzi, io cane ti voglio tanto bene, ma sei proprio in mezzo alle valle. Ti metto qua e vai. 86 punti esperienza. Adesso non so se dobbiamo andare a parlarle. Adesso concluderei il video con queste missioncini di contorno. No, non abbiamo proprio nessun'altra indicazione se non quella appunto di andare qua. Quindi l'unica missione che c'è al momento è appunto il primo passo. Allora completeremo quella. Ok ragazzi, direi che possiamo interrompere il video qui. È stato più che altro un continuo di quella missione, ma il pezzo forte è stato appunto Certi giorni ritrovare una sono più nuova duri di armatura altri, atomica. ma anche i giorni difficili diventano più semplici di quello precedente. Grazie, questo qua ha dei problemi seri. E nella prossima puntata magari sistemeremo un attimo le nostre armi, provo a giocare un po' con le armature e via dicendo, perché abbiamo molti pezzi da smontare dentro l'officina. E cerchiamo di organizzarci bene per poi andare ad assaltare quei banditi, così da completare la missione. Intanto
Cercherei, come si chiama lì, il Minuteman per vedere se ha degli aggiornamenti. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. Da Astaron e Sputnik con il teschio ma gli occhiali da nerd. Ci vediamo in un prossimo episodio. GG a tutti!